Ci siamo, possiamo iniziare. Protagonisti sono già qua qualche istante del recinto, visto che ho intenzione di partecipare alla festa. Attenzione al ragazzotto col cappello che hai al tuo fianco, asinello, perché Tu che sei amante delle carote non suona bene. Non suona, penso un po' di mal di schiena, le fantine mi fanno male sulla schiena, perciò non si può più fare. Uno, via! Parte la carriera femminile del Palio delle Frazioni. Prima curva affrontata da quasi tutte e quattro le fantine sulla stessa linea, ma sul primo rettifilo lo scontro si profila tra due di queste frazioni. La prima è quella di Carale con la tenuta bianco-granata, la seconda mi sembra è quella di Rivoera. Cosa ne dici? Secondo te? Due bianco? Sì, sì. Grazie, prima, prima Carale, seconda Rivoera, terza Menagno, quarta Menagno, quinta Casa Benvenuta. Testa a testa da tre frazioni, bellissimo questo taglio. Carale, quanti giri devono fare? Tre giri, primo giro chiuso. Il primo si è concluso, siamo quasi al secondo. Sorpasso sul rettifilo di Rivoia, che viene insegnata da Veriano. Veriano al secondo. Carale, dopo una partenza spinta, ha un po' di problemi. Tenta un sorpasso all'interno, alla Raikkonen, su Schumacher. Non ci riesce. Purtroppo chiude. Siamo alla fine. Ci siamo. Eccolo lì! Vince al foto finish, vince. Ed era scritto che avrebbe dovuto vincere lui. Ok. Ma adesso qualcuno è fermo, però. Ok, uno si ferma da solo. Bravissime ragazze. Perfetto. Un applauso alle fantine che sono state bravissime. Adesso partiamo dal quinto posto per Casa Benvenuta, quarto posto per Menagno, terzo posto per Carale, secondo per Rivoria e primo per Veriago. Dunque, fatto uno sprint finale incredibile. Facciamo un grosso applauso alle ragazze che hanno corso, perché l'importante, come diceva De Coubertin, è partecipare e non vincere.